in collaborazione con Ready Car Chiesa Nuova di Treia. Ancora, lo gira Cristante, poi la palla in porta, palo! Rete! Arriva la clamorosa doccia fredda, che fa partire un destro angolatissimo, che supera Donnarumma. Non c'è più tempo per recuperare, finisce 1-0 per la Macedonia del Nord. Buonasera e bentrovati amici telespettatori con le Marche nel pallone speciale Eccellenza, il nuovo format che tutti i venerdì sera andrà in onda su TVRS. Oggi abbiamo ospiti qui con noi gli amici del Chiesa Nuova, partendo dal presidente Luciano Bonvecchi, buonasera. Buonasera a tutti. E l'allenatore Gianluca Giacometti. Buonasera. Allora presidente, Chiesa Nuova che è partito con il piede giusto, possiamo dire, in questa nuova avventura in Eccellenza che per voi è una sorta di Serie A, no? Perché insomma la verità è questa, l'inizio è incoraggiante. Sì, visto che c'era il rischio di avere ancora un po' l'effetto sbornia della vittoria, perché come sapete la vittoria è arrivata un po' tardi per colpa nostra. E a fine luglio ancora stavamo a fare i festeggiamenti, quindi per festeggiare un po' anche la ricorrenza dei 55 anni, e poi ci siamo subito trovati quasi immediatamente a partire con tutti i timori. Siamo in perfetta media salvezza, tanto noi non è che vogliamo tanto per partecipare, noi siamo arrivati qui con mille sacrifici come fanno tante società, perché tanto penso che è uguale per tutti. E siamo consapevoli delle difficoltà che può avere una neopromossa, che sono superiori a tutte le altre società che hanno un po' di esperienza, e con i denti e con le mani, in tutti i modi, vogliamo cercare di rimanerci. Poi adesso è presto per dire. Onestamente è ovvio, nel andare all'Ascoli due partite, portarsi a casa 4 punti, se prima all'inizio del campionato qualcuno te l'avesse detto, io gli avrei detto che era impossibile. È successo, andiamo avanti, prendiamo quello che viene. È stata un'estate calda perché, come hai detto, la vittoria è arrivata alla fine e l'allenatore nuovo è arrivato pure in corso d'opera, no? Facciamo l'assist anche per il nuovo mister. In corso d'opera immediatamente, perché diciamo, dando i fatti, c'è stato un... una conferma, ma la smentita del rinnovo con Migliorelli è stata quasi immediata, 3 giorni, quindi abbiamo terminato la domenica, il mercoledì, il giovedì abbiamo già concluso con lui, quindi c'è stato 3-4 giorni così un po' burrascosi dentro la testa mia, la responsabilità è tutta mia, mi è venuto qualche dubbio, abbiamo avuto dei chiarimenti che non mi hanno così convinto, io così a pelle, per carità, con il vecchio mister, ma lungi da aver chiuso in maniera burrascosa, anzi ci sentiamo anche anche ci ha fatto gli auguri prima di inizio il campionato, però se io parto con una cosa che non sono convintissimo, dopo penso che per strada diventa brutta per tutti, e allora preferisco affrontarla per tempo e prendere una strada che mi convince di più, con tutti i rischi che ci possono essere, però in quel momento mi ha fatto così, quindi lì sono stato un po', posso dire, un po' impulsivo, ma
c'è stato qualcosa che non mi convinceva nell'impostazione futura. Ed è arrivato mister Giacometti, al quale chiediamo come sono questi primi mesi a Chiesa Nuova. Ma sicuramente buoni, pieni di entusiasmo, perché ancora no, l'entusiasmo è una delle prime cose che ho detto ai ragazzi prima di iniziare. Togliamoci i coriandoli, perché ormai la festa è finita e cominciamo a pensare a questa stagione che a dispetto di questa partenza non deve assolutamente farci pensare di poter fare chissà cosa. Il campionato sarà durissimo, le società più attrezzate sappiamo sempre che all'inizio non sono al meglio, quindi magari ecco noi qualche episodio, no? Noi dobbiamo rimanere, volare bassi sempre e cercare di ottenere in ogni partita il massimo che possiamo ottenere. Senti, Chiesa Nuova che in queste prime quattro gare, no? 7 punti in classifica, l'inizio di campionato dimostra come c'è un equilibrio totale, direi, perché dalla prima anche alle ultime davvero il livello è vicinissimo. Sì, sì, assolutamente, ma lo era già l'anno scorso. Stanno secondo me sicuramente ancora di più. Le partite sono tutte sul filo e quasi sempre è un episodio che decide la partita. Poi è ovvio che ci sono delle squadre attrezzate per lottare per il vertice. Però per il resto le partite saranno sicuramente tutte durissime. Senti, ad oggi te la sentiresti di dire chi potrebbe essere la favorita per la vittoria di questo campionato o è troppo presto? Ma guarda, io adesso una favorita non la vedo, se ne devo dire una, nel senso ci sono diverse squadre, c'è la mia ex, il Fabriano, che sicuramente ha fatto un'ottima campagna acquisti, c'è lo stesso Val di Chianti che ci giochiamo domenica, adesso c'è l'Osimana che è prima in classifica, e l'Atletico Ascoli che è una squadra che ha molti valori, sono tante, poi bisognerà vedere tra un po' chi starà lì e chi potrà arrivare fino alla fine, però per adesso sono in tanti, lo stesso Fossombrone, no? Che l'anno scorso è arrivato in finale di Coppa, è arrivato secondo in campionato, quindi Jesina. Sono troppe, adesso io sinceramente non saprei, anche perché abbiamo fatto 4 partite, sono oggettivamente poche. Presidente, tutto il paese si è avvicinato ancora di più, no, alla vostra realtà, testimonianza ne è, domenica scorsa siete andati a vincere una partita importantissima in casa dell'Azzurra Colli, sostenuti da quasi 100 tifosi da Chiesa Nuova. Sì, infatti è quasi un impegno obbligato quello di non mollare, questo è quello che dico alla squadra, perché l'entusiasmo che si è manifestato adesso, che è cominciato a manifestarsi ai playoff, perché tutto il paese ha cominciato a crederci veramente, e io non pensavo che, poi mi sembra c'eri anche tu, con i portuali era sproporzionato il numero dei tifosi nostri in confronto a loro, no? Considerando che loro vengono da un quartiere di Ancona. Quindi da lì è iniziata e poi l'euforia tuttora c'è e la cosa positiva è che sta crescendo, perché andare a Colli del Tronto con 70-80 persone e anche oltre è inaspettato, come è stato anche l'altra partita che abbiamo giocato all'Atletico Ascoli, eravamo più noi che loro nettamente. Quindi io, la società ha fatto degli sforzi cercando di mettere a disposizione anche gli strumenti di trasporto. Poi ecco, hanno cominciato i più giovani con varie manifestazioni, tipo bandiere, si stanno attrezzando. Quei gruppi che ho notato tante volte delle altre società, anche nelle categorie più basse, che li invidiavo un po', adesso ce l'abbiamo anche noi. Veramente mi spiacerebbe tanto disperdere questa euforia che si è creata, la vicinanza delle persone, perché un paese così piccolo essere, diciamo, abbiamo fatto diversi abbonamenti, non abbiamo mai fatto gli abbonamenti a Chiesa Nuova, considerando anche le difficoltà che andremo a affrontare con la logistica, avere questa gente che ci sostiene
sempre è troppo bello. Senti, questione campo, com'è la situazione per le partite interne? E la questione campo è un po' in evoluzione perché magari sai all'inizio questa situazione di trovarsi senza il campo da gennaio ci ha un po' frastornato e abbiamo fatto anche diverse valutazioni e circolate tante voci. Il dato di fatto è che a girone d'andata noi il campo l'abbiamo a nostra disposizione e anche la prima partita del girone di ritorno in casa. Poi da lì il Comune ha garantito che inizieranno i lavori che obbligatoriamente devono finire entro maggio. Quindi il problema più grosso è per gli allenamenti da gennaio in poi dove andare. In questo momento sfrutto la situazione per far notare che l'estremo campanilismo che c'è sempre un po' stato nel comune, perché ci sono tante società, non è colpa del comune che un paese di 9.000 abitanti ha 4-5 squadre di calcio, e o con la forza o con la disponibilità o con un po' di buonsenso pare abbiamo trovato la quadra per poterci allenare sempre entro il comune, perché si prospettava anche di allenarsi fuori. Per le partite dobbiamo valutare se nel ritorno è pronto il campo comunale di Treia, perché pare che sia pronto, quindi avremmo risolto anche questo problema grosso di andare a giocare le partite sempre in trasferta, in sostanza. Notizia interessante, direi, no? Da dare anche ai nostri telespettatori. Pare, ho detto, però. Quindi con i piedi per terra. No, dipende soltanto perché il comune sta facendo dei lavori al campo a Treia e si è adeguato, sono un po' adeguati tutti, per farli a stragi in modo di poter non bloccare l'accesso quando gli servirà per le nostre partite. Mister, mercoledì c'è stato il turno d'andata, no? Dei quarti di finale di Coppa. Hai seguito, che giudizio dai a questo turno di Coppa? Ma che sicuramente è stato un turno che, da quello che ho visto, è stato come è normale che sia, come avremmo fatto anche noi qualora fossimo andati avanti, per utilizzare un po' magari i ragazzi, quelli che avevano avuto meno spazio per tutte le squadre. È una cosa importante, perché poi comunque gestire una rosa di 24-25 ragazzi non è facile, no? Quindi sicuramente chi ha giocato ha dato spazio ecco, a chi ce n'aveva avuto meno fino adesso, e ho visto che poi ecco, sono state tutte partite molto, molto equilibrate. Senti, il prossimo avversario vostro è il Val di Chienti, no? Una realtà ambiziosa che ha iniziato molto molto bene il campionato e che ha, a mio avviso, un pacchetto offensivo davvero straordinario, perché insomma parliamo di nomi come Minella, Triana, Palmieri, solo per citarne alcuni, che hanno obiettivamente insomma grandissime qualità. Avendo giocato l'infrasettimanale, quanto incide generalmente in una società questo? Per la partita domenicale, ovviamente. Ma che dire, cioè secondo me sul piano fisico poco o niente, perché hanno fatto comunque una rotazione importante. E poi sai, l'infrasettimanale può incidere sempre in positivo o negativo qualora il risultato, no? Loro hanno fatto un pareggio, poi sì, subito magari all'ultimo, però ecco, hanno fatto fino adesso una striscia positiva e, come ti dicevo prima, io le metto tra quelle che fino alla fine sicuramente se la giocheranno nei quartieri alti, perché come dicevi te hanno un attacco sicuramente importante, ma non finisce lì, via. Senti, senza entrare nei dettagli, ma come state preparando questa partita in vista di domenica? Ma guarda, noi col Val di Chienti già ci abbiamo giocato due volte quest'anno, quindi ci conosciamo abbastanza bene a vicenda. Ma la stiamo preparando come cerchiamo di preparare tutte le partite, chiaramente con delle attenzioni in virtù della squadra avversaria, però ecco, io è quello che ti dicevo prima, cioè noi siamo una squadra che dobbiamo essere sempre al top, sempre al massimo, per poter pensare di competere con squadre che sicuramente sulla carta sono decisamente più attrezzate di noi. Abbiamo parlato di Val di Chienti, io pregherei adesso la regia di mandare in onda proprio il servizio della sfida di Coppa, gara d'andata dei quarti di finale, Montefano, Val di Chienti 1-1.
Finisce in parità l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia d'Eccellenza tra Montefano e Val di Chianti Ponte. Un rigore per i viola all'ultimo secondo ha ripreso l'iniziale vantaggio di Triana. Una partita piacevole nel complesso tra due formazioni che ci tenevano a far bene. Ampio spazio per tutti gli effettivi, sia per il Montefano che per il Val di Chianti. I tecnici lasciano diversi uomini a riposo in vista del quinto turno di campionato di domenica prossima. Mariani allora per il Montefano conferma il 4-3-1-2 con De Marco alle spalle di Latini e Stampella. In mezzo al campo debutto sia per Simone Gamilloni che per Boccanera. Tra i pali si rivede di nuovo Rocchi dopo la lunga squalifica. Dall'altra parte Bolzan schiera Soi con un 4-2-3-1, capitano Miccioli in cabina di regia con l'ex viola Sobranzetti al suo fianco, davanti il trio del Gobbo, Lattanzi e Palmieri alle spalle di Del Brutto. Già dopo 8 minuti la prima clamorosa occasione per il Montefano. Morazzini scende sulla fascia destra e crossa in aria, la difesa respinge corto, Malattini spara alto da ottima posizione. Il Val di Chianti risponde al 18° con Palmieri, che all'altezza dei 20 metri aggancia il pallone fuori area e calcia al volo, fuori di un niente, oltre il palo di Rocchi. A metà primo tempo invece il colpo di testa di Gamilloni, da battuta di angolo, si impenna oltre la traversa. La partita scivola via ora più bloccata, con le due squadre che battagliano a centrocampo senza riuscire a pervenire nelle rispettive aree avversarie. Si riaccelera al 40° con lo squillo di Palmieri che libera il mancino in aria che trova Rocchi attento in tuffo. Subito dopo l'incornata di Del Brutto si spegne ampiamente alta. Il Montefano allo scoccare il 45° va vicinissimo al gol con la punizione velenosa di Simone Gamilloni. Palla indirizzata verso il palo lontano, deviazione della difesa e salvataggio prima del tap-in dei giocatori viola. Negli spogliatoi quindi in perfetta parità. La ripresa si apre con lo stacco di Moschetta su angolo che finisce alto sulla porta di Cingolani. Subito dopo Bonacci calcia al volo in area piccola su un traversone dalla destra ma non c'entra lo specchio di pochissimo. Il Val di Chianti invece ci prova un minuto dopo con il destro fuori area di Del Brutto che chiama Rocchi alla parata bassa. All'ottavo invece De Marco si libera per il sinistro un passo dentro l'area di rigore, palla forte ma alta sulla porta. Il secondo tempo sembra essere vivace come inizio partita, con tentativi da ambo le parti, ma le due squadre mancano di precisione per trovare la via del gol. Sempre De Marco per il Montefano, due minuti di obbo, sfrutta una buona sponda di Stampella per concludere di nuovo verso la porta. Il mancino incrociato stavolta si spegne lateralmente. Il match si sblocca al 18° e la ripresa, con un destro incrociato e fulmineo di Triana che si insacca a fil di palo senza lasciare scampo a Rocchi. Il Montefano reagisce al 22° con De Luca che corre sulla fascia mancina e, servito da Stampella, mette un tiro grosso sul quale non arriva di un niente Bonacci spaccata. Sul capovolgimento di fronte Del Brutto carica il destro all'altezza dei 20 metri, la palla scende ma finisce comunque sopra la traversa. Nel recupero altre emozioni, prima la punizione di Drillini non becca la porta, poi allo scadere dei 5 di recupero ecco il calcio di rigore per il Montefano per atterramento di Bonacci, dal dischetto Stampella calcia forte e manda in fondo al sacco per l'1-1 finale. Tra due settimane la gara di ritorno a Villa San Filippo, nel post gara le impressioni a caldo dei protagonisti. Mister Bolzan, dopo un avvio ottimo in campionato, oggi il Val di Chianti ha pareggiato per 1-1 qua a Montefano nei quarti di Coppa Italia. Una partita molto equilibrata, l'avete portata voi in vantaggio, penso sia grande rammarico per non averla portata a casa alla fine. Ma no, ma rammarico, insomma, il rigore al 95° tempo scaduto non vuol dire niente, secondo me abbiamo fatto una bella partita, agli ultimi minuti alcuni giocatori non erano in grande forma, quindi probabilmente è subentrata un po' la stanchezza, non riuscivamo a liberare l'area sui tanti lanci lunghi loro che un attimino ci hanno messo in difficoltà con questi lanci in area, loro hanno giocatori di struttura e alla fine hanno trovato il rigore, quindi alla fine penso che il pareggio sia anche giusto, ora ci giocheremo le nostre carte in casa. Ora mister, si riduffa in campionato il Val di Chianti, subito un'altra sfida importante e tosta contro Chiesa Nuova che avete già affrontato in Coppa. Sì, un'altra partita molto insidiosa contro una squadra che quando gioca in casa diventa una squadra difficile da affrontare, una buona squadra e ha vinto anche fuori casa, una partita importante domenica, quindi sicuramente c'è da ripristinare e recuperare le forze perché domenica abbiamo una partita difficile.
Mister Mariani, 1-1 nell'andata dei quarti Coppa Italia contro il Val di Chienti. Montefano che era andato sotto, dalla tribuna si sentiva la sua voce che diceva: non voglio perdere questa partita. I suoi ragazzi hanno messo in campo questo spirito. Sì, perché non era un risultato che quantomeno ci rinfranca, perché hanno fatto una grandissima prestazione anche oggi dopo la partita di Iesi e avevamo creato tantissimo, solo che in questo momento un minimo errore purtroppo lo paghiamo a caro prezzo. Oggi è stato un errore, e ci sta nel calcio perché comunque ci può capitare, però dobbiamo essere più cinici davanti, perché non, le partite bisogna fare gol e le occasioni ne abbiamo create tante anche oggi. Comunque in compenso, come ho detto, voglio una squadra che ci crede sempre, per quello che incitavo questo alla squadra, perché la squadra ci deve credere, perché è un gruppo forte, come ho già detto più volte, ed è giusto averci creduto fino alla fine e aver pareggiato sta partita, perché questo premia il grande lavoro che stanno facendo questi ragazzi. Oggi mister, spazio anche a chi aveva giocato meno, penso abbia avuto buone risposte dai vari Camilloni, Boccanera e Stampello. Ottime risposte, ma non avevo neanche dubbi, perché ripeto, si allenano tutti bene, se la squadra fa delle ottime prestazioni è derivata anche da chi gioca meno, e quindi loro sono ragazzi importanti, giovani, ma e il merito devono crederci sempre e mettermi in difficoltà, perché comunque sono in prospettiva dei ragazzi che possono dare una grossa mano, senza dimenticare comunque anche oggi Giovanni De Luca che rientrava, ha fatto una gran partita, senza dimenticare Volponi che è entrato, ha fatto bene, quindi in complesso tutti giovani, ma anche i meno giovani, ha fatto una buona partita. Poi ripeto, col lavoro io sono sempre convinto che alla lunga i risultati portano sempre, quindi è una cosa che continuo a ripetere, continuo a crederci, e un bravo i ragazzi che veramente oggi hanno dato tutto e avrebbero meritato qualcosa in più, però comunque portiamo a casa il risultato che ci tiene in piedi, perché l'obiettivo comunque la Coppa Italia è l'obiettivo che vogliamo portare avanti. Siamo con Tommaso Stampella, autore del pareggio del Montefano in pieno recupero, 95esimo sul rigore, arrivata alla fine questa occasione, hai calciato tu il rigore, il primo gol del Montefano, con la maglia del Montefano, cosa hai provato? Sicuramente è una situazione difficile, e io ho preso subito il pallone perché comunque ci tenevo, volevo comunque sbloccarmi. Ho sentito prima i compagni, però io me la sentivo, ho calciato, è andata bene per fortuna. Quindi grande fiducia anche dei compagni nei tuoi confronti per il rigore pesante, 95esimo, l'hai messo dentro. Comunque una buona partita della tua squadra che non meritava la sconfitta, alla fine è riuscita a pareggiarla. Meritavamo sicuramente di più, potevamo fare anche meglio in qualche occasione. L'importante comunque è aver portato a casa comunque il pareggio, e poi ci rifaremo sicuramente al ritorno. Ritorniamo dunque in studio dopo aver visto le immagini di questo pareggio nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa d'Eccellenza tra il Montefano e il Val di Chienti. Coinvolgerei adesso di nuovo i nostri ospiti per presentare un po' il prossimo turno del torneo d'Eccellenza, che prevede Gallo Fabriano, Chiesanuova Val di Chienti, Fossombrone Urbino, Jesina Castelfidardo, Maceratese Atletico Ascoli, Marina Colli, Osimana San Giustese e Porto Sant'Elpidio Montefano. Luciano, partirei da Maceratese Atletico Ascoli, una partita molto interessante perché Maceratese che ha iniziato la stagione un po' sottotono, Atletico Ascoli che sulla carta ha una rosa importantissima, è una sfida che potrebbe dire molto da un lato e dall'altro. Guarda, da interessato penso che, allora, sulla carta Atletico Ascoli è una squadra costruita diciamo, con molte possibilità di vittoria. La Maceratese non può continuare a deludere, quindi da interessato mi farebbe comodo che non si facciano male, però onestamente la Maceratese non può non provare a invertire la rotta, soprattutto in casa. Poi adesso mi sembra che proprio l'ultima settimana ha già portato dei correttivi. L'effetto correttivi, la necessità di fare punti contro una squadra che pure hanno corretto ancora in corsa, dopo che noi ci abbiamo giocato, è una bella partita sicuramente. Io penso che può prevalere il fatto di non farsi male, ma non sono sei più calcoli. Per un pareggio. Non sono è calcoli. È una speranza forse. La non sono calcoli, sono situazioni che magari inconsciamente in campo si possono verificare. Mister, invece chi ha iniziato male questa stagione, no? In fondo alla classifica Porto Sant'Elpidio e Castelfidardo, 0 punti in 4 gare, nel prossimo turno sfide molto complicate per queste due. Sì, ma
come ti dicevo, cioè, poi ci sono degli episodi, perché non è che hanno preso, sono squadre che hanno preso imbarcate, anche lo stesso Marina che c'è un punto solo, no? Però so che ha fatto partite importanti. Poi quando le partite sono tutte sul filo, basta poco a deciderle. Poi sicuramente quello che magari non hanno adesso a livello di fortuna, no, lo avranno, perché tanto quando poi quattro partite fai zero punti, sicuramente incide anche, no, un fattore casualità, perché per forza è così, ma sicuramente sono squadre che hanno tutto per tirarsi fuori. Osimhen a San Giustese invece, Presidente, è una partita molto interessante. Da un lato la prima in classifica, Osimhen, che sta facendo un percorso eccellente, direi, no? Perché è una squadra che è reduce dalla vittoria dello scorso campionato di promozione. La società ha deciso di apportare pochi correttivi, comunque ha inserito poche pedine, riconfermando un po' in toto un grande gruppo, perché a mio avviso giocatori come Patrizzi, Labriola, Chiodini, Prosman, Calvigioni, Balbozzi, chi più ne ha ne metta, Pasquini anche su tutti. Dall'altro lato una San Giustese che altresì è una squadra adesso importante con gli ultimi correttivi che sono arrivati. Beh, ma l'Osimhen l'anno scorso era una squadra d'eccellenza, no? Sembrava una squadra che non doveva stare lì, sarebbe stata la cosa più impensabile se non vinceva, infatti ha stravinto. E quindi i correttivi, era ovvio che avendo in mano una quasi Ferrari bastava dai un ridocco, e poi ci sta la società che è ambiziosa, la storia, un allenatore abituato a partecipare a campionati importanti, Mobili non va a partecipare. Quindi tutto un insieme di cose ci sta che stanno dove sono, secondo me ci stanno meritatamente. E però dall'altra parte ci sta una squadra che c'è una storia, anche loro, molto più recente, ma è nelle mani di un presidente che conosce anche altre categorie e che è un vecchio marpione, anche se è un amico, quindi i correttivi lui quando li vuol portare, gli ultimi arrivi sono giocatori che hanno contattato tante società, molte ci hanno rinunciato, quindi penso che ci siamo capiti. Non è che ci hanno rinunciato perché non piace a nessuno. Piace a tutti, quindi Tosoni costruisce, io guardavo l'altro giorno la formazione, e su i 20 giocatori, lui forse è una squadra con più under in tutta la rosa, ma la rosa degli over è una rosa che pochi hanno, capito? Quindi, mister, tocchiamo invece il tasto degli under, solito tasto, no, dolente per certi versi. In ogni squadra tre devono giocare in maniera obbligatoria e condizionano anche un po' le scelte, ovviamente. Sì, sì, inevitabilmente, ormai sono anni che no, c'è questa diatriba sul discorso degli under. Anch'io credo che si potrebbero gestire in maniera diversa, non so, con modelli magari più simili a quelli della Lega Pro, per intenderci. Però, come tutte le cose, le regole ci sono. Noi, ad esempio, siamo contenti di Yandex che abbiamo preso, perché comunque sì, ecco, non avendo un vero e proprio settore giovanile dietro, anche se c'è la collaborazione col Treje, non è facile. Però io sono sicuramente contento dei ragazzi che abbiamo. Il discorso che diceva prima della San Giustese, il presidente, che diceva molti, molti giovani, però di qualità. Loro li hanno di qualità. Questo sicuramente incide. Senti, sugli under, sui vostri under, ce li vai un po' a presentare al pubblico, ruolo per ruolo? Allora, sono parecchi anche da noi quelli che se l'erano in prima squadra. C'è, cioè, il mio portiere Mattia Zoldi, che l'anno scorso era a Trotica, che è 2002. Poi dietro ci sono Molinari Santiago, che è il ragazzo che l'anno scorso giocava in prima categoria con la Labor Santa Marinova,
e Andrei Salvucci in 2003, anche lui che sta giocando da Civitanova, sta giocando, ha giocato con buona continuità. Poi c'è Francesco Corvaro, sempre Cagliari Civitanovese, e c'è Bianchi Filippo, che è un ragazzo nostro. Dopodiché abbiamo Giri Leonardo, che era a Porto Recanati 2005, che sicuramente sta facendo bene, così come Farroni Edoardo 2003, che l'anno scorso era a San Severino con la Settembre, ha fatto parecchie partite e anche diversi gol. Poi c'è Vitali Alessandro, che l'anno scorso era stato nella seconda parte di stagione al Val di Chienti. Abbiamo Carboni, Carboni Nicola e poi il portiere. Portiere Oltrazzoldi. Oltrazzoldi, il portiere nostro, no? Sì, sì, no, e anche, anche Bravi Filippo, che è un altro ragazzo nostro, un 2004, un attaccante. E poi, poi soprattutto queste settimane si è quasi sempre allenato con noi, però anche Fraticelli Lega, nel 2005, un altro portiere nostro. Quindi diciamo che la società si è mossa bene, dai, in estate. Sì, 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 sicuramente. Sono... Mi sono contento di quelli che sono i nostri under, sicuramente. Invece i tuoi collaboratori, se ci presenti anche un po' i tuoi collaboratori? I miei collaboratori sono Marco Mosconi, che è un ragazzo che era stato già con me a Materia quando io facevo responsabile del settore giovanile, e poi c'è Sandro Solferini, che è il preparatore dei portieri, e Simone Piccini, che è, diciamo, segue l'area, l'area medica. Allora, noi siamo nelle battute finali di questa prima trasmissione, ringraziamo e salutiamo i nostri ospiti partendo dal presidente Luciano Bonvecchi. Buonasera, grazie. E dall'allenatore Gianluca Giacometti. Buonasera, grazie a voi. A noi non resta che augurarvi una cordiale buona serata e arrivederci a venerdì prossimo. Ancora lo gira Cristante, poi la palla in porta, palo rete! Clamoroso doccia fredda per far partire un destro angolatissimo che supera Donnarumma. Non c'è più tempo per recuperare, finisce 1-0 per la Macedonia del Nord. In collaborazione con Redecar Chiesa Nuova di Treia.